Iniziamo con Capuano. Come è nata la storia Achille Tarallo? Achille Tarallo mi è successo che un mio parente me l'ha raccontata. Era successo che gli era morta la mamma, lui fratello di altri quattro, al funerale della mamma a cui io c'ero, perché era mia zia, lui non c'era, quello che poi mi ha raccontato la storia, non c'era. E ho detto dove sta Enzo, dove sta Enzo, non lo so. E poi ho saputo che era scappato con la badante della madre. A me sta cosa mi ha fatto ridere, adesso l'ho fatta male, la rifaccio, ma insomma, No, hai fatto buona forse no, prima, l'ho fatta male. buona la prima. E però a me mi ha fatto proprio ridere questa cosa, perché era una situazione, non ho capito, un funeralone, non c'era sto primogenito, per cui io dico, cazzo, ma Enzo dove sta? Ma perché? Insomma, temevo il peggio, no? I fratelli non me lo dicevano, Mario, dove sta Enzo? Gianca, Enzo? Lisa, ma Enzo dove sta? Guarda, capito? Che diceva, ma cazzo è morta Enzo, sta ricoverata, forse l'hanno ricoverata, forse l'hanno Ma perché al manicomio? Perché E perché che cazzo ne so, ma perché questo qua che lui ha pensato che l'avessero non ricoverato c'era, è in morta manicomio. mamma e non ci vai col primogenito, cioè cazzo. Vabbè, un po' E lui manicomio. era scappato con la badante della mamma. Questa Quindi mi incursione. piaceva, era uno che voleva cantare, faceva altri mestieri, invece voleva cantare, insomma. Mi è piaciuta questa storia d'amore in questo luogo molto popolare, molto vissuto, di proletari, perché è un ambiente di proletari, piccolissimi borghesi o proletari. Questa incursione nella commedia avrà un seguito? Io non lo so, insomma, mi piacerebbe, ecco. Mi piacerebbe. E chi lo lascia più? Ormai siamo noi gli attori della Sì. commedia. Viaggio Izzo è un ruolo inedito di assoluto protagonista in cui tradisci la tua lingua, il napoletano. Cioè, com'è stato, com'è stata la lavorazione di questo personaggio? Beh, non è che la tradisco, è per amore che per la tradisco, perché la stanno distruggendo, la stanno usando male e tutti. E quindi è una mancanza di rispetto che hanno per qualcosa che per me mi sta molto a cuore, la musica, la canzone, il mio sogno è cantare, diventare un cantante, eccetera. E quindi questa cosa mi fa storcere il naso, mi fa prendere le distanze dal dialetto e canto solo in italiano, lasciando a chi non ha ancora capito questo di cantare in napoletano. Non è un tradimento, non è per amore. Vorrebbe invece che la canzone napoletana, che merita rispetto, merita grande considerazione, una delle canzoni, secondo me, rispetto a tutte le altre canzoni del mondo, riconosciuta in tutto il mondo, quindi è come se ognuno, Capuano usa un termine forte, perché la canzone napoletana è una zoccola. La Una zoccola, grande una grande zoccola. zoccola, cioè la zoccola a Napoli è la prostituta, è quella che, quindi dove tutti, chiunque può andare lì, usarla a modo suo. Questa è la cosa molto profonda, però è bella, può sembrare una prendere le distanze, no? Ma non è così. E le ha dato lezioni di canto, perché comunque è anche bravo. Sì, no, ha cantato benissimo, Ma grazie al maestro. bravo. Io avevo esperienza di 8 dischi in sala, un po' di esperienza di sala di Otto incisione, dischi. un po' di esperienza ce l'ho, però c'è un'esperienza, non so di quanti film. Per cui abbiamo stipulato questo patto fra di noi, dice, vabbè, io ti do una mano a cantare, però tu mi fai vedere. Mi ha spiegato che non si guarda in camera nel cinema, io Ed è invece l'unica cosa che lui sa, guardavo perché sempre. poi ha No, sempre fatto tutto bene, devo dire la mi ha spiegato verità. pure Lui è un qualche attore trucco. dentro. No, no, dai, qualche trucco di memoria, c'è una memoria che fa paura. Vabbè, il suo mestiere, copioni interi, io manco una canzone mia, mi ricordo. Lei interpreta se stesso in un certo senso. Ma sì, c'era un vissuto dentro, sia da parte mia che da parte di Biagio, dovuto ai tanti e tanti matrimoni in cui ci siamo esibiti, lui forse anche più di me.
forse le scene in cui proprio ero proprio a mio agio, quando c'eravamo le spose davanti. Esatto. È il nostro mestiere, questo facciamo da che anni. Che nostalgia, quando io sono tanti anni che non faccio più i matrimoni. Ma io quando, sabato ne vado a fare io non li faccio da tanti anni, e quindi dal 97 non faccio più. Quando mi sono ritrovato lì con quell'atmosfera, i bambini che giocavano, le distrazioni, perché poi è stato bravo a creare proprio quello, guarda la verità. Io do una cosa qui al cuore, mi sono ricordato per tanti anni, che io ne facevo 12, 10 al giorno, non uno ogni settimana, 10, 12, 13 matrimoni al giorno. Mamma mia, cazzo. Vabbè.